Quali erano, diciamo, i soggetti, i personaggi, l'oggetto della preghiera di Padre Pio? Sono tanti e diversi, ma stando a chi lo ha studiato bene, chi ha vissuto con lui, tra cui Padre Alessandro Daribottoni, che ha scritto questo bellissimo libro, Padre Pio e la preghiera, che ci sta guidando e ci guiderà ancora, perché andremo avanti ancora su questa tematica di Padre Pio e la preghiera, perché è il tempo e l'anno della preghiera e quindi lui ci sta e ci guida verso il giubileo del 2025 e così facciamo anche un cammino di scuola, tra virgolette, alla preghiera. Che Papa Francesco si è così auspicato, si è augurato. Dicevo, quali sono appunto queste. Il suo pensiero fisso nella preghiera. Dio, il prossimo e il peccato. Sono è la pista che noi dobbiamo seguire per penetrare nel mistero della vita di Padre Pio. Ma voglio leggervi quello che scrive appunto Padre Alessandro Daribabottoni. Amore di Dio e zelo per le anime sono i due poli di attrazioni di Padre Pio, ma in doloroso contrasto. Che cosa vuol dire? Che l'amore di Dio e lo zelo per le anime sono i poli di attrazione di Padre Pio, quindi nella sua preghiera, ma sono in contrasto. E lo spiega. Un contrasto vivamente sentito tra le insaziabili ansie e le ardentissime brame di possedere Dio, conosciuto e amato. E d'altra parte, vedere molti uomini che non solo non lo conoscono né lo amano, ma lo ignorano e lo disprezzano ed offendono. Cioè, Padre Pio soffriva molto nel vedere l'amore di Dio immenso per ogni uomo e l'infedeltà di questi uomini e di queste donne. Scrive infatti, sempre al suo padre spirituale, scrive in una lettera tutta la sua sofferenza. La sua sofferenza nel vedere, sono le parole di Padre Pio, che Gesù non solo non viene curato dagli uomini, ma quel che è peggio, viene anche insultato e più di tutto con quelle orrende bestemmie. E dice Padre Pio, vorrei morire, o almeno divenir sordo, anziché sentire tanti insulti che gli uomini fanno a Dio. Io ho fatto al Signore la seguente preghiera. Signore, fatemi morire anziché trovarmi presente a coloro nell'atto che vi offendono. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.